Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops up way above the chimney tops. That's where you'll find me. Amici di Arcoiris, benvenuti a Leggere negli occhi, la rubrica a cura dell'Associazione Scrittori di Bologna. Oggi siamo ospiti, grazie ovviamente alla redazione di Bologna della nostra TV, ma anche grazie al centro di documentazione dell'Arcigay Il Cassero di Bologna, che ci ospita molto gentilmente. Possiamo parlare di due libri con due autrici, cosa che non abbiamo fatto spesso, ma che oggi mi stuzzica molto, perché abbiamo argomenti ovviamente che riguardano la cultura omosessuale, in questo caso lesbica, ma abbiamo soprattutto due libri estremamente diversi per quanto raccontano e per come lo raccontano. Quindi credo che riusciremo a intavolare una discussione molto divertente con le nostre ospiti. Le presento, sono Francesca Ramos. Vi dico subito che la sua biografia sul risvolto di copertina è molto breve, quindi ce la caviamo. Milanese, chitarrista, autrice di canzoni, ha trascorso gli anni 80 viaggiando e gli anni 90 suonando con vari gruppi musicali, quindi anche questa è una cosa che è molto stuzzicante dal punto di vista delle nozioni che servono a inquadrare l'autore. È un esordiente praticamente in letteratura, perché il primo libro lo ha pubblicato l'anno scorso con la Tartaruga Edizioni, che vi ricordo fa parte poi del gruppo Baldini e Castoldi, il suo primo romanzo che si chiama Una come me e che servirà a guidare la nostra conversazione. La seconda ospite è Sara Saietti e invece è molto più corposa la sua biografia autoriale, diciamo. Comunque, siamo sempre nell'ambito della cultura milanese, ha militato in associazioni politiche che si battono per la difesa dei diritti delle persone omosessuali e ha lavorato per mensili di cultura, giornalista, e per varie testate, eccetera, eccetera. Anche lei è al primo romanzo e quindi ancora una cosa in più che accomuna questi due libri e questi due ospiti nostri. Bene, io comincerei, come sempre facciamo, a chiedere separatamente ovviamente a ognuna di voi di introdurci al suo libro, e comincerei in particolare da Francesca. Chi e cosa incontra chi entra in Una come me, il tuo romanzo? Posso tenerlo, che mi fa compagnia. Principalmente incontra una persona, un individuo. Incontra Lucida, che è la protagonista, che è una ragazza di 22 anni, che ha un passato, pur essendo giovane, ha già un bel passato consistente che è stato, diciamo, che ha avuto un'infanzia piuttosto difficile. Segnata dalla morte del padre, da una malattia genetica, e che quindi le ha creato delle difficoltà oggettive proprio nella crescita, e ha inficiato i rapporti nella famiglia, e quindi diciamo che ha già un bagaglio abbastanza pesante per una ragazza di quell'età. Poi, come dice Lucida, visto che il tema della serata è l'omosessualità, anche se questo libro a tanti livelli, certo, e ci tengo. Ne parleremo. E diciamo che a un certo punto del libro Lucida parla dell'omosessualità come la sua seconda malattia. Mi hai già bruciato almeno tre domande, comunque va bene. Le rifaremo al momento giusto. E quindi diciamo che la visione che forse distingue dal suo libro, che chiaramente è tutto un altro genere, quindi, però diciamo i due mondi, sono un po' che la visione che ha Lucida dell'omosessualità è comunque, non dico di una malattia perché non vorrei aprire un dibattito, per carità, e soprattutto con lei, no,
vabbè, però diciamo è una metafora in questo caso, anche se la parola malattia viene usata spesso in questi casi. E quindi però è una malattia che all'inizio lei ama, perché comunque la sua natura, e la trova naturale, la descrive come un giardino in un cassetto. Certo. Che lei coltiva e ama fino a che capirà che questa cosa non è molto ben accetta in famiglia. Certamente, ma avremo modo di parlarne, di approfondire i temi, perché è vero che sono tanti i livelli di lettura del tuo romanzo. Però, fondamentalmente, oltre alle cose di cui parleremo e che ci hai anticipato, è anche forte una storia d'amore, sì, naturalmente. Ecco, è una storia d'amore che ho vissuto in un modo strano, ti spiego perché, ti chiedo di chiarirci un po' queste cose. Sin dall'inizio è una storia che vive di una sua ineluttabilità, no? Sì. Come se tanto sai come va a finire, tra virgolette. Ecco, come si riesce, qual è il senso di una storia da raccontare per cui sai già come andrà a finire? Perché hai scelto questo percorso di partire da... quasi questo senso di ineluttabilità si avverte nel libro e lo rende forse anche molto malinconico. Beh, perché è un po' la visione del mondo che ha Lucida, e il fatto che lei viva questo amore in maniera, pur sapendo che finirà, credo sia per lei un atto di coraggio, nel senso che lei sa che deve attraversare questo deserto, diciamo, per uscire da una situazione, per emanciparsi anche dalla famiglia. Quindi lei fa questo viaggio a Formentera e incontrerà questa donna che ha tutti i segni della donna che ti fa soffrire, della donna che ti tratterà male, che ti lascerà, eccetera. E lei lo dice spesso, cioè ripetutamente, sa fin dall'inizio che è una storia che finirà, però non per questo non la vive. Non la vive, e questo è un po' il suo modo di vivere. E quindi anche il fatto che il libro si è impostato partendo dalla fine di questa storia, andando a ritroso. Certo. È un po' mostrare la consapevolezza che Lucida ha comunque della difficoltà di questo rapporto, però in questa difficoltà c'è anche la sua bellezza. Sì, ma non solo, poi dopo ti chiederò qualcosa, perché alla fine lo vivo come catartico, l'approdo, sì, beh, a questa fine della storia, infatti. Però ripasserei un attimo a Sara, perché mi piacerà saltabeccare tra qua, perché molti argomenti ovviamente sono da condividere ed altri sono da discutere, perché i due libri sono molto diversi naturalmente. Ecco, come ho già un po' accennato, mentre il romanzo di Francesca ha sicuramente un aspetto, un modo narrativo più intimista, così, il tuo è scoppiettante, è il classico libro che definisci scoppiettante, quello che ti incuriosisce, ti fa leggere in una maniera diversa da quella che è la lettura per un romanzo intimista. Bene, l'ho vissuto un po' come una dichiarazione, appunto, come un manifesto, e la cosa mi sembra una definizione non scorretta, tant'è vero che nella curiosa copertina di questo tuo libro c'è una cartina geografica con i luoghi della cultura gay milanese. E anche a un certo punto fai una dichiarazione che mi piace leggere, perché ci introduce alla domanda che voglio fare. A pagina 53 fai una descrizione, proprio come una serie di quel che è l'essere lesbica a Milano oggi. In questa città, che pure è Milano, la grande Milano da bere, i locali per donne si contano su una mano e gli appuntamenti fissi come questo concentrano tutte le attese, le speranze, le frustrazioni e la voglia di incontri e di amore di donne che spesso fuori di qui vivono vite, tra virgolette, insospettabili. Prova tu a fingere per tre quarti della tua esistenza di essere qualcun altro e poi ritrovate all'improvviso in mezzo ad altre 100 come te, che lì, solo lì, possono darti quello che vuoi. Per le abitue è diverso, loro sono lesbiche sempre, hanno amiche lesbiche, frequentano locali e lesbian friendly, partecipano a convegni lesbici, festival dei cinema lesbici, gruppi sportivi lesbici, senza il vincolo del matrimonio e della famiglia, che impongono un po' di morale e pudicizia, con intorno tutte quelle donne, l'ormone è sempre in tiro, ingovernabile. Benissimo, abbiamo capito da questa piccola citazione quale sia il passo anche satirico e divertito in fondo di raccontare una storia che pure è drammatica. Ecco,
introducici più a fondo, dopo questa introduzione un po' insolita, al tuo libro. Vogliamo entrare con te, i tuoi personaggi, la tua storia in Volevo solo un biglietto del tram. Ma l'ambiente lesbico è lo sfondo per la storia, però è uno sfondo prepotente, insomma, viaggiano proprio in parallelo la storia gialla e la descrizione dei luoghi lesbici, tanto, e della vita e della realtà lesbica milanese, tanto che si fa fatica a capire se sia un libro lesbico o un giallo. E in realtà io tengo a tutti e due i livelli nello stesso modo. Semplicemente il mondo lesbico è stato il mio mondo per tre quarti della mia vita, cioè finché sono scappata in Monferrato, dal quale sono riscappata a Milano, io mi sono occupata praticamente sempre solo di omosessualità, perché ho iniziato a 19 anni a lavorare per l'Arcigay, poi ho lavorato per Babilonia, poi ho continuato a fare militanza, per cui io praticamente ho vissuto all'interno di questo mondo e basta. Tutti i miei amici erano omosessuali, tutte le persone con cui lavoravo erano omosessuali, mi occupavo di contattare, per un po' mi sono occupata della pubblicità, per cui i referenti erano omosessuali, quindi insomma il mio mondo era quello, e quindi nel momento in cui ho scritto un libro l'ho ambientato nel mondo che conoscevo. Quindi fondamentalmente quello. Lo sguardo poi, a quel punto mi piaceva l'idea di descriverlo questo mondo, però in una maniera un po' più approfondita di quanto non accada normalmente, perché è un mondo sfaccettato in cui ci sono realtà diverse, i personaggi si spostano, si muovono in ambienti che sono i più disparati, cioè dal circolo femminista alla discoteca, da appunto dove l'ormone è sempre il tiro. Per cui gli ambienti sono vari e normalmente nella letteratura di genere, diciamo, di questo tipo non è resa la complessità, insomma si segue un filone. Certo, la complessità è buffo, perché a un certo punto mi spingi mi hai fatto venire un'idea leggendo il tuo libro e leggendo la citazione che farò adesso, che alla fine ogni genere ha il suo sottogenere, tra virgolette, e mi ha divertito moltissimo a pagina 74 quando scrivevi: e poi non c'è mica uno standard, sai, ti senti più butch o più femme? Nessuna delle due? Un po' lesbian chic, ex femminista, intellettuale impegnata, vagamente sadomaso, modaiola, etnica, in procinto di transitare? Cioè hai fatto in quattro righe la esplicazione della diversità e della sfaccettatura di cui tu hai parlato. Però a proposito del fatto di descrivere, che hai detto come primo verbo che hai usato per parlare del tuo libro, il libro inizia col fatto che il nostro eroe, diciamo così, vuole fare un film. E infatti credo che sia anche questa una dichiarazione di intenti che ci introduce perfettamente al libro. A pagina 18 dice infatti la protagonista: l'intento del nostro film è far ridere. Vogliamo che sia una commedia brillante, un piccolo viaggio attraverso l'universo lesbico, tra nevrosi di varie nature, incapacità di comunicare, abitudini alla dissimulazione, pratica costante del tradimento, giochi di seduzione fine a se stessi e volontà assoluta e costante di farsi i cazzi propri. È fantastico. Non proprio politicamente corretto, insomma, ma supportato da una grande autoironia. Credo che questa sia una guida perfetta per entrare nel mondo migliore nel tuo libro, che approfondiremo ancora. Però ti chiedo se mi dai un attimo di nuovo il tuo libro, perché ovviamente per quanto riguarda il libro di Francesca Ramos abbiamo detto che i piani di interpretazione sono tanti. Il discorso della malattia non è affatto secondario, l'abbiamo un po' anticipato, e preferisco chiederti un commento diretto a frasi che hai scritto, perché ci sono, poi tra l'altro io sono un medico, quindi ti puoi immaginare se questi discorsi non mi interessano. E, sentite cosa scrive Francesca a pagina 71. Mi chiedo quale sia il limite tra gli organi accidentalmente ammalati, asportati e buttati in un bidone per rifiuti biologici e ciò che chiamiamo il corpo. Forse solo ciò che arriva in fondo alla gara insieme al resto è degno di sepoltura. Un braccio allora non è corpo, un piede aggredito dalla cancrena, un dito amputato, un polmone, persino un tumore. Perché non seppellirli benedicendoli? E,
mi piaceva anche questa citazione, altrettanto forse cruda, ma che trovo profonda. Nel mondo ho lasciato per strada un polmone, le tonsille, i denti da latte, le mie adenoidi che erano persino ricresciute, zac, via un'altra volta. Dozzine di campioni biologici hanno sgocciolato il mio DNA per l'Italia e la Svizzera. Ecco, insomma, questa... E poi dopo c'è proprio quella dizione di seconda malattia quando lei riconosce la sua omosessualità, fondamentalmente. Ecco, questo discorso sulla malattia, che è sempre un po' aleggiante nel libro, perché lei si sente veramente malata, nel corpo, nell'anima, forse in entrambi, forse in nessuno delle due. È un discorso che hai scelto di approfondire coscientemente o faceva parte della tua storia? Beh, diciamo che io sono stata una bambina malata e quindi sicuramente c'è tanto della mia infanzia in questo, e sentivo l'esigenza di introdurlo in questo personaggio perché evidentemente avevo proprio anche un bisogno di ricordare, di rincasellare delle cose, quindi Lucida mi ha dato l'occasione di poter dare a lei quello che è stato mio, anche perché secondo me nel contesto poi del personaggio mi piaceva il fatto di questa seconda malattia che si incastrava in questo. Qui siamo proprio in una rubrica letteraria, anche se ci piace andare un po' dappertutto, e quindi la domanda mi sorge veramente spontanea. Tu parli di personaggi, però c'è una sottile vena di autobiografismo in entrambi i vostri libri che si percepisce, insomma. Le storie, i personaggi ci allontanano da noi o ci fanno essere il libro che scriviamo? Bella domanda. Ma dipende. È un antagonista psicanalitico, sì. Per te scrivere o scrivere una storia di questo genere e ti serve a separarti dalla realtà della scrittura oppure ci sei proprio dentro? A seconda un po' dei momenti. Credo che alla lunga sia più una presa di distanza dalla... Anzi, poi è bello quando dalla biografia ci si allontana e magari si impreziosisce un po' il personaggio, magari, non so, fare delle cose che non si sono fatte o che non si sono dette in certe occasioni. Quindi diventa una specie di alter ego che viene, non so, come impreziosito. Per te mi sembra quindi che sia importante, perché alla fine prendi un po' di distanza. Ci aiuta. Sono dei momenti in cui uno, almeno io, mi faccio travolgere e coscientemente, quindi ma più che altro diciamo dall'emozione che suscita una cosa, poi magari la ricostruisco e la... Poi c'è il lavoro dietro, sì, la scrittura. Sì, è abbastanza complesso. Sicuramente molto viene da dentro, cioè soprattutto le sensazioni e le emozioni vengono indubbiamente da dentro e poi vengono più o meno rimodellate. E per te, Sara, perché il tuo libro è l'opposto, è un ehi. Anche nel mio caso, Chiara, la protagonista, è sicuramente ha dei tratti fortemente autobiografici. Una me che non c'è più, magari, perché è più giovane. Però in realtà è la base. Cioè viene abbastanza spontaneo, secondo me, soprattutto per gli esordienti. Ricamare il proprio personaggio a partire dalla propria esperienza personale. Anche se parli però di poi... una principessina del 1820, sì, alla fine sì, qualcosa sì. Dreni. Però poi la cosa divertente in realtà è quello che diceva lei, è imbastardire la realtà, sì, con una serie di caratteristiche che invece si allontanano, che non c'entrano. Poi però c'è un tratto di grande, come dire, immedesimazione, comunque, anche quando fai fare al tuo personaggio cose che in realtà non ha fatto. Adesso sto scrivendo il secondo libro e la mia fidanzata mi chiedeva: ma tu a cosa pensi prima di addormentarti? Dico: ma io prima di addormentarmi vivo una vita parallela, cioè io ho un'altra relazione, ammazzo della gente, faccio... perché... Credo che non verrò a cena con voi. Non ti fermerai a dormire da noi. Perché comunque è talmente
vissuta, è la parte divertente, insomma. Beh, questo è lo scrittore che viene fuori, e devo dire la verità, perché l'elaborazione di quello che vedi, in fondo, sia un po' delle sanguisughe sulla realtà. Intanto la realtà supera di gran lunga qualsiasi invenzione fantastica, e chi ha questo spettacoloso vizio di scrivere è veramente una carta assorbente. Poi rielabori, ma non si perde niente di quello che si vede. Vabbè, ma vorrei tornare un po' più addentro ai vostri libri, oltre al discorso sulla scrittura, che ovviamente fa parte di una rivista letteraria, è chiaro. E in particolare, ovviamente, entrarci nel discorso più fondante, direi, del fatto della differenziazione sessuale, dell'omosessualità, eccetera. E mi incuriosisce molto perché nel tuo libro, Francesca, ci sono parecchie definizioni. A un certo punto Lucida dice che si sente al 50% Twiggy, al 50% Tenente Colombo, che mi ha fatto morire da ridere. Altre realtà, le amiche che ti amano quando sei adolescente ti dicono: ma perché non sei un uomo? Ecco, tutte queste cose. Al di fuori, però, o anche dice a un certo punto, aspetta pure, due amanti dello stesso sesso sembrano essere senza fantasia, mi pare una cosa così. Ecco, a un certo punto però tutto il ragionamento che si percepisce da chi legge, e che c'è anche nel libro di Sara, sicuramente pur se di colore, di caratteristiche diverso, è il ragionamento dell'essere fuori da qualche cosa, certo. Di essere, come posso dire, insomma, è caratterizzato dal fatto che tu ti senti altro, sì, da quello che sono tutti gli altri. Però a un certo punto, per lei ad esempio le storie di trasgressione per Sara sono molto più forti che nel tuo, anche se nel tuo poi l'ambientazione Formentera, un ambiente vagamente hippie, così anche lì c'è la trasgressione per quello che viene considerata abitualmente. Ecco, perché questo essere fuori? Perché nella cultura omosessuale non c'è ad esempio più forte il bisogno di dire voglio mettere su una famiglia, voglio... E la famiglia è un altro discorso importantissimo che c'è in entrambi i vostri libri, anzi fammi citare perché lo ritengo assolutamente fondamentale. A pagina 107 tu scrivi: non è sterminando la famiglia che ci si può emancipare, dice Giulia, bisogna imparare a difendersi senza farli fuori tutti, altrimenti al mondo non ti resta più nessuno. E altrettanto Sara nel suo libro, fammi trovare perché è una cosa assolutamente divertente, in fondo la Chiara è una eroina molto trasgressiva, ma a pagina 36 di Volevo solo un biglietto del tram, quando la sua amica le parla della mamma, lei dice: cioè, ci mancherebbe, penso che mia madre cercherebbe di farmi rinchiudere in un istituto di monache per giovani perdute. Insomma, la domanda che tengo a fare tutti e due: fuori, dentro, perché più la trasgressione che un voler mettere su una famiglia, per esempio? Dove nasce questa, il fatto che ancora la cultura omosessuale, la differenziazione sessuale, la miscela sia vissuta come solo potenzialmente trasgressiva e non solo edificante, per esempio, una realtà familiare, tra virgolette? Vado io? Vai. Io ritengo che, almeno poi chiaramente ci sono tante, tante strade che uno può prendere nel momento, sì, nel senso che poi che si può reagire in vari modi, certo. Ad una cosa che secondo me è abbastanza comune a tutti, cioè la famiglia, cioè la reazione della famiglia, insomma, non so. Visto che la madre di Chiara la chiude nel convento, la madre di Lucida vorrebbe buttarla nella piscina dove l'ha trovata, e quindi spesso ancora oggi succede che, insomma, i genitori non è che la prendano proprio bene questa cosa. E quindi la famiglia, almeno secondo me, per esperienza così ho visto, diciamo, grosso modo due rami, ramificazione di questa, questo shock, che secondo me è sempre uno shock, di quando la mamma lo viene a sapere. E quindi si può, o come Lucida, continuare in qualche modo a vivere questa cosa come una colpa, come una cosa di cui vergognarsi.
fermarsi, perché in realtà lei, per quanto usi l'ironia, per quanto sia è comunque amara, e poi si capisce poi comunque per quella, l'episodio con la madre quando viene a sapere che la figlia è omosessuale, e quindi diciamo che Lucida non esce tanto bene da questa cosa, e forse il fatto di essere così, di fare questo viaggio a Formentera e di andare proprio tra le braccia della donna più sbagliata d'Europa, probabilmente è un po' una è comunque un dire, vabbè mamma, sai com'è, io vado con la peggio che ho trovato, così sei contenta, così rispondo al vecchio senso di colpa. Sì, e poi secondo me la famiglia... Questi 2000 anni di storia che abbiamo sul groppone, alla fine fa sempre fatica. Sì, no. E poi secondo me la famiglia, per quanto riguarda Lucida e per molte altre persone, credo che sia... Cioè, a parte che ci sono tantissime donne che vogliono mettere su famiglia e che non possono comunque. Cioè, o che ci provano, Spagna, che lo fanno in qualche maniera così. Io, per quanto mi riguarda, non amo... la famiglia come istituzione, quindi non la desidero. Sara, dici, dobbiamo proprio sterminarli tutti i nostri genitori. No, assolutamente, no. Tra l'altro la mia mamma non corrisponde assolutamente al profilo della mamma di Chiara, cioè quando ha letto il mio libro, in cui appunto ci sono forti tratti autobiografici, io per un attimo ho temuto che tracollasse. In realtà non ha battuto ciglio. Si sarà divertita sicuramente tanto, perché... No, ma non ha dato segni di smarrimento rispetto al fatto che presumibilmente anch'io come la protagonista abbia avuto così una esperienza di vita un po' dissolute. Per cui non è così automatico. Sul modo in cui gli omosessuali vivono la famiglia giocano tantissime cose invece. Intanto, come diceva Francesca, il senso di colpa, il fatto che oddio sto facendo una roba che è, quindi devo per forza essere infelice, per molti gioca moltissimo. Torno indietro, sul capitolo trasgressione ci sta anche il fatto che, per quanto riguarda me, sto raccontando la vita di una 25enne, 26enne, insomma non è che 26enni etero, ecco, siamo tutti lì che stanno pensando a sposarsi, a far figli, eccetera. Certo. Diciamo che è ancora il periodo in cui si fanno i bagordi, a famiglia magari ci pensi dopo. E comunque appunto il senso di colpa aiuta a farsi che... Guarda, io sto parlando con voi e ho davanti a me, fortunatamente non inquadrato, Papa Ratzinger che mi guarda con uno sguardo incagnesco, quindi non potevo non parlare del senso di colpa. No, per cui quello c'è sicuro. Ci sono un sacco, anche nel mio libro comunque ci sono un sacco di coppie che stanno insieme da molti anni, le due amiche di Chiara che hanno una relazione da 10 anni, le due che lei incontra che si sono conosciute a Londra, hanno messo subito su casa il nostro nido, per cui c'è anche questa voglia. Poi, insomma, è difficile riconoscersi in un'istituzione dalla quale ci cacciano a calci in culo da 5.000 anni. Senti, ma sentite, care ospiti, ma perché mai, anche tu poi che hai fatto un libro sicuramente diverso da quello di Francesca, in un piccolo punto scrivi, per sopravvivere ho imparato a separare il cuore dallo stomaco e dal cervello, ma solo dopo essere stata lasciata da, è tutta una sfilza di noi. Da Patrizia in poi ho smesso di credere che l'amore fosse un sentimento umano, ho deciso che era solo fiction, reale sulla carta stampata e sul piccolo e grande schermo, ma impossibile nella vita di tutti i giorni. Come mai questo benedetto amore sempre triste, malinconico e spesso cinico? Perché Chiara è una sfigata. cioè, parliamo del personaggio. Sì, non è necessariamente così per tutti, insomma. Però lei viene lasciata da una serie infinita di fidanzate perché... ma perché stiamo sempre parlando di 25enni, 24enni, 23enni, cioè che quando arriva a raccontare questa storia e a decidere di fare il film, Chiara appunto ha avuto una serie di rapporti a partire dai 18 anni che quasi necessariamente sono rapporti destinati a finire. Poi che, brevi che perché lei è una mite, è sempre lei a essere mollata invece che a mollare, vabbè. Comunque, a proposito di questa conversazione, di questo anche modo scherzoso che mi piace molto di prendere un argomento così serio come l'amore, e poi che fa parte della nostra esistenza,
E anche riprendendo il nostro discorso iniziale, che ho utilizzato la parola catarsi, alla fine sono storie che inevitabilmente, per la necessità romanzesca o per altri motivi, sono forse un po' malinconiche, un po' tristi, destinate a un finale non hollywoodiano. In ogni caso, proprio verso la fine del tuo romanzo arriva una bella frase di speranza che secondo me fa sempre bene, perché dici a pagina 131, con un po' di ironia, amare la sofferenza è come coltivare ortiche, in fin dei conti è una cosa da dementi. E questo secondo me è un bellissimo messaggio: alla fine ogni esperienza ci forma, ci aiuta, certo, a crescere, ecco. Per cui ho apprezzato tantissimo la chiusa di questa cosa. Il tempo è passato meravigliosamente, però io voglio parlare ancora un po', visto che grandi problemi non ne abbiamo. E sapendo di venire ospite dell'Arcigay, di incontrare voi e i vostri libri molto connotati, vorrei molto parlare in assoluto della cultura omosessuale del mondo. E io sono andato a curiosare, come facciamo tutti, su internet, e ho trovato delle cose agghiaccianti, per cui vi chiedo proprio vi leggo questi numeri che ho trovato, che mi hanno lasciato allibito e anche profondamente scontento per la mia ignoranza, che adesso spero di superare, per chiedervi un commento generale su questo discorso, perché è un discorso aperto e è ancora molto doloroso per tantissime persone nel mondo. Ho letto cose del genere: 201 stati ci sono nel mondo, 90 puniscono giuridicamente l'omosessualità. C'è la pena di morte per questo reato in Arabia Saudita, Emirati, Mauritania, Yemen, Sudan, Iran e Nigeria, sono la bellezza di 7 stati. In India si è condannati all'ergastolo. Nella Guinea-Bissau ti mandano i lavori forzati. Fino al 2003 l'omosessualità era vietata in 13 stati degli Stati Uniti, mica chissà dove. E nella nostra così civile e moderna Europa, l'unico governo che ha proposto un risarcimento per le vittime omosessuali del franchismo è stata la Spagna di Zapatero, che guarda caso è quella più interessata alla libertà. La chiamerei libertà con la L maiuscola e basta. La Germania non ci ha manco pensato a pensare al risarcimento delle vittime omosessuali. La Francia ha presentato un documento all'ONU con la richiesta di sospendere tutte le persecuzioni in tutto il mondo contro gli omosessuali. Nella stessa sede la Chiesa si è rifiutata ovviamente di sottoscrivere il documento mondiale. La realtà è ancora è profondamente dolorosa per, credo, una grandissima quantità di persone nel mondo. Va avanti la storia, ci libereremo o stiamo sempre più, ahimè, andando verso il medioevo prossimo ventuno? Scegliete l'ordine che volete. Beh, credo che quello che si legge sui giornali italiani parli da solo, almeno per quanto riguarda il nostro paese. Cioè, mentre Zapatero approvava non le unioni civili ma i matrimoni gay, in Italia non veniva neanche messa ai voti una legge penosa come quella dei Dico. Quindi, che non riguardavano in assoluto solo la cultura, ma in cui è stata anche giustificata con delle motivazioni surreali, cioè per facilitare due vecchietti che devono andare a pescare assieme, che vanno a pescare assieme da quando hanno 35 anni, adesso ne hanno 80, sono rimasti soli, allora anche le coppie dello stesso sesso potranno dicarsi, cioè una roba agghiacciante. E questa era la legge, proprio quella all'avanguardia. L'Italia fa schifo, cioè diciamocelo, l'Italia nel 2008 fa schifo. L'Europa invece va avanti in un modo diverso. L'Italia e la Grecia credo che siano gli unici due paesi dell'Unione Europea, a parte i paesi entranti che sono la Romania, la Bulgaria, eccetera. Ma stati particolarmente all'avanguardia, ecco, nella vita civile, infatti, nella considerazione sociale. Sono gli unici due paesi che non hanno ancora una legge che tuteli le convivenze delle persone omosessuali. Nel resto d'Europa, per fortuna, le cose vanno avanti, e vanno avanti velocemente, appunto in Spagna matrimoni e adozioni, inseminazione, in Nord Europa, in Svezia mi sembra che recentemente il Parlamento abbia approvato una legge attraverso la quale la Chiesa svedese, che non è la Chiesa cattolica naturalmente,
celebrerà i matrimoni omosessuali con lo stesso rito dei matrimoni eterosessuali, la chiesa svedese. La chiesa danese invece studierà un cerimoniale a sé, ma comunque anche loro hanno approvato una legge per fare in chiesa i matrimoni gay. Nello stesso tempo in cui Obama veniva acclamato, ah che bello il presidente nuovo, la novità, il nero democratico, meraviglia, lo stesso giorno attraverso un referendum venivano cancellate la legge che approvava i matrimoni gay in alcuni stati degli Stati Uniti, tra cui la California. Quindi è sempre una situazione un po' in bilico. E perché? È un grosso punto interrogativo, cioè perché una fetta importante dell'umanità ritenga che sia legittimo impedire a un'altra fetta dell'umanità di la propria libertà, scelte, che nulla toglie individuali a nessuno, lo ignoro. Io mi do sempre un'unica risposta: se una madre non ti accetta, non vedo perché dovrebbero accettarti gli altri. Cioè, si parte da lì, per me parte tutto da lì. Cioè, è una questione perché se di nostra madre radicata. Ha difficoltà, con tutto l'amore che ha per noi, ad accettare una cosa del genere e non vuole capire, preferisce credere ai luoghi comuni, il mondo insomma deve fare dei grossi passi. Il problema è che tante madri si nutrono di questo latte e che creano persone come Lucida, per esempio, che non è in grado di reagire se non in maniera parziale, in maniera scomposta, comunque sempre una reazione ad un attacco ricevuto, mentre invece io penso che un domani, se mai sarà, non lo so, che la famiglia accetti una cosa del genere senza alcun problema, come uno può dire, non so, faccio liceo scientifico anziché quello artistico, fino a quel momento si creerà una popolazione di gente, cioè il senso di colpa credo che sia un grandissimo deterrente, quasi come la droga, cioè annienta le persone, perlomeno per lunghi periodi. E io credo che da questi vostri ultimi commenti si possa estrapolare il concetto che è dalle libertà individuali che passa la libertà di tutti. Sì, e quindi finché non ci si renderà conto di questo si farà una grande fatica. Sì, il mondo è fatto di individui che dovrebbero riuscire a vivere in maniera più... non lo so, perché io veramente sono... Ahimè, tutti sono i giorni, la discriminazione di sentire la viviamo queste tutti cose, i giorni, dolorosamente. Bene, io intanto ricordo che siamo stati ospiti del centro di documentazione dell'Arcigay del Castro di Bologna, che ringraziamo ancora moltissimo per questa conversazione che ritengo a me mi ha divertito molto e spero anche a voi. Vi ricordo che le nostre ospiti erano Francesca Ramos, il libro è Una come me, e la Tartaruga Edizioni, ma del gruppo Valdini Castoldi Dalai Editore, quindi troverete sicuramente notizie sul sito dell'editore, e Sara Saietti invece, con lei abbiamo parlato del suo libro Volevo solo un biglietto del tram, che appartiene all'editore Robin Edizioni, anche qua sicuramente troverete certamente sul sito della casa editrice robinedizioni.it tutto quanto su questo libro ed altro. Vi ringrazio e vi chiedo, come al solito, come faccio sempre per la mia prestigiosissima collezione, di personalizzarmi i vostri libri, e concludiamo con la nostra abituale perla letteraria conclusiva, e oggi mi sembra di raccontarvi qualcosa che è in qualche modo inerente alla conversazione che abbiamo avuto adesso, e credo di non averla scelta a caso. È una citazione che vi lascio anonima, perché è uno scrittore che parla di un altro scrittore. Dice questo scrittore: la scrittura è nuda, bella frase possente di Paul Gauguin. Io avrei scritto la scrittura denuda, ma probabilmente lui e io intendiamo la stessa cosa, che scrivendo ci mettiamo in piazza nudi.
credo che possa essere una divertente conclusione di questa nostra bella conversazione. Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.